parte della rete di rifornimento elettrico importante è, purtroppo non è, ma sarà anche quella autostradale, visto che come Regione Emilia-Romagna siamo attraversati da diverse direttrici autostradali e visto che l'autonomia delle auto elettriche ad oggi per quelle diciamo più performanti va dai 2 ai 300 chilometri, è importante che anche sui tratti autostradali siano presenti le famose colonnine. Recentemente sono state informate le regioni di un piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proprio per andare a costruire queste famose colonnine anche sulla rete autostradale. Quindi noi chiediamo che la Regione in questo contesto continui a fare quello che l'impegno diciamo, che c'è in generale sulla promozione della mobilità elettrica, ma si muova anche presso i ministeri perché velocemente si arrivi all'installazione di quanto previsto da questo piano, anche perché purtroppo sulle auto elettriche sulle colonnine elettriche in Italia siamo messi male, se non malissimo. Leggevo proprio in questi giorni alcuni articoli, uno dei titoli più simpatici è Auto elettriche, l'epic fail del bando a chi finanzia le colonnine. Ci sono 50 milioni di euro a disposizione dal governo centrale per il piano delle colonnine elettriche, ma di quei 50 milioni di euro la Corte dei Conti proprio a fine dicembre ha rilevato che ne sono stati spesi solo 6.000, non per installare una colonnina elettrica ma per fare il bando per gli enti locali per assegnare questi fondi. Di questi fondi alla nostra regione ne sono stati assegnati 240.000 euro, almeno a maggio dell'anno scorso è stata firmata la convenzione, ma quei fondi purtroppo non sono stati erogati. Poi qualcuno mi dovrà spiegare perché a noi ne assegnano 240.000 e alla Valle d'Aosta, che forse è un po' più piccola di noi, assegnano due bandi da 240.000 euro. Quindi non so se sono stati più bravi loro ad aderire al bando o comunque al Ministero qualcuno ancora non ha capito quanta densità di auto o di trasporto ci sono nelle varie regioni. Quindi questo per dire comunque che c'è un ritardo importante. Quindi la sollecitazione che noi chiediamo di fare, se ne parla anche all'interno del piano energetico regionale, è quello di velocemente andare verso questo nuovo metodo di mobilità. Ovviamente la mobilità elettrica non è la soluzione, perché la soluzione è andare verso soprattutto il trasporto pubblico, ma la mobilità elettrica comunque per la parte di mobilità che rimane privata deve essere preponderante. Ma se non creiamo l'infrastruttura, la mobilità elettrica non partirà mai. Quindi sollecitiamo la Regione, per quanto di sua competenza, ma anche il Ministero, finalmente a far partire questo piano nazionale ed erogare quei fondi che sono già disponibili. La Corte dei Conti su questo ha fatto una sollecitazione importante.